Ultima gara per questi campionati italiani Master 2021, nel 70° anno di fondazione del Velo Club Sommese. La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Lombardia, dalla provincia di Varese, dal comune di Somma Lombardo, dalla ditta Secondo Mona e dalla Specialite. Al via le categorie Elite Sport, Master 1 e Master 2. Alle ore 10.30 la partenza è stata data dall'assessore Alessandro Piantanida presso il Palazzo Comunale. 5 giri del tracciato per un totale di 100 km. In questo momento al comando Andrea Miotto, che ha lasciato la compagnia dei compagni di fuga Riccardo Zacchi del team Colpack e Gennaro Amato del team Luxor. Alle spalle di questi tre corridori vi sono Samuel Mazzucchelli, Alessio Ferraro Morei, Fabio Mura, Edoardo Malatesta, Paolo Ciavatta, Enrico Ferrian e Fabio Cremaschi. Inquadrati i contrattaccanti quando mancano 2 giri alla conclusione. Al comando in solitaria Miotto, alle sue spalle un tandem composto da Zacchi e Amato con un ritardo di 25 secondi. A 45 secondi il gruppo degli 8, mentre il grosso del gruppo ha un ritardo di 1 minuto. Passaggio del corridore al comando, Miotto in solitaria quando si costeggia il lago di Corgeno. Aumenta a 50 secondi il vantaggio del corridore della Drali, mentre Riccardo Zacchi e Gennaro Amato vengono assorbiti dal gruppetto alle loro spalle. Ora sono in 10 corridori ad inseguire il battistrada. Si entra nel comune di Casale Litta e si va a scalare la salita che porta a Villa Dosia. Ritorniamo alle spalle del battistrada quando esce da Cimbro. Si avvia verso l'ultima tornata, Miotto al comando da un paio di giri, prima con Amato e Zacchi. Sulla salita del mulino ha aumentato il ritmo e da 20 km al comando in solitaria. Spinge un lungo rapporto, un cronometro per questo corridore. Si gira a destra e si va verso Vergiate, si entra nell'ultimo giro. 55 secondi di ritardo per Ferrian, Zacchi, Gennaro, Ferraro Morei, Mazzucchelli, Mura, Malatesta, Ciavatta e Cremaschi. Poco accordo tra gli inseguitori, ormai molti corridori stanno saltando i cambi. Abbiamo visto formarsi dei buchi, poca convinzione per gli inseguitori, a tutto vantaggio del battistrada. Ritorniamo sulle sponde del lago di Corgeno, prima di entrare a Varano Borghi, il vantaggio di Miotto aumenta ad 1 minuto e 50 quando mancano 16 km alla conclusione. Ancora buona la spinta del corridore della Drali Zero Sbatti, mentre alle sue spalle ormai da alcuni chilometri i contrattaccanti sembrano aver alzato bandiera bianca. Sono solamente 3 i corridori della categoria M2 come il corridore al comando, mentre gli altri fanno parte della categoria M1 e Sport Elite. Si va a scollinare la salita del mulino con Andrea Miotto ormai imprendibile. Al passaggio da Villa Dosia il vantaggio del battistrada supera i 2 minuti. Alle sue spalle ormai non c'è più accordo, si viaggia quasi ad andatura turistica.
si affronta lo strappo finale che porta nel centro di Somma Lombardo. Parata trionfale per il corridore della Drali. È stato al comando per più di metà gara e ha strameritato questo campionato italiano. Si concludono i campionati nazionali master, ottimamente organizzati dal Velo Club Sommese. Arrivo a braccia alzate per Andrea Miotto, il portacolor della Drali, ha dominato nella categoria M2. Abbiamo dovuto aspettare più di 2 minuti per vedere il secondo arrivato, Fabio Mura. Alle spalle di Mura, Fabio Cremaschi, che va a vincere tra gli M1, e precede Gennaro Amato. Poi la volata che va a Luca Cantini e precede Paolo Chiavatta, Maurizio Anzalone, Samuel Mazzucchelli, Riccardo Zacchi e in decima posizione, primo tra gli Sport Elite, Alessio Ferraro Morei.